Ben ritrovati con Social News, il nostro appuntamento del venerdì con l'informazione agricola. TG dedicato un po' a Casale Monferrato, si può dire, con la nostra referente di ufficio CA Casale, Silvia Patrucco. Ciao Silvia. A tutti, buongiorno a tutti. Vediamo insieme quali sono i titoli portanti dell'edizione di oggi. Festa del tartufo bianco a Casale Monferrato, Ovada, vino e tartufi 2021, alle origini del grignolino, UniOne e la polizza salute. In apertura parliamo di grandi eventi e successi. Anticipando quello che sarà il TG della prossima settimana, avremo una special edition dedicato a Villa Sparina, la nostra azienda associata a Gavi, che si è aggiudicata il prestigioso titolo mondiale, si può dire, Cantina Europea dell'anno 2021. Ad assegnarlo è la rivista specializzata americana Wine Enthusiast e il nostro social news la prossima settimana andrà in trasferta in azienda per parlare con i titolari e vi faremo vedere che cos'è Villa Sparina. Ma da Gavi adesso ci trasferiamo a Casale Monferrato. Abbiamo avuto un cambio in corsa di programma. Avremmo dovuto avere in studio l'assessore e vice sindaco Emanuele Capra, che ha un sacco di deleghe: gestione urbana e territoriale, manifestazione ed eventi, turismo, Casale Capitale del Monferrato, rapporti con MC, UNESCO, contenzioso legale. Non è stato possibile averlo per un imprevisto dell'ultimo momento. Allora lo chiamiamo subito per parlare dell'evento che si svolgerà a Casale Monferrato in questo weekend. Sì. Sabato e domenica Casale ospiterà la prima festa del tartufo della zona. Pronto? Assessore, buongiorno, ciao! Ciao, ciao Jenny! Abbiamo spiegato di un piccolo imprevisto che ti vede in collegamento telefonico, siamo già in onda con Social News e vorremmo sapere di più su questo evento casalese. Tartufo bianco al castello, cosa succede in questo fine settimana? Certo, io mi scuso innanzitutto per non poter essere presente personalmente e insomma spero di riuscire ad essere chiaro anche da remoto. Insomma, questa settimana la città di Casale ha voluto iniziare una nuova tradizione, o anzi, chiedo scusa, in parte riprendere, perché qualche iniziativa sul tartufo era già stata fatta nella prima metà degli anni 2000-2010, non con grandissimo successo, per cui insomma si è voluto provare a dare una veste nuova a questo tipo di promozione, incentrando tutte le proprie energie su questo prodotto che non tanto lontano da qui è motivo di vanto e di attrazione turistica da tutto il mondo, e quindi, visto che ce l'abbiamo anche noi, non vedo perché non dobbiamo provare a spingerlo, tra virgolette. Una grande festa, ma in caso di maltempo cosa succede? Allora, in caso di maltempo non dovrebbe succedere niente. La festa è strutturata in questo modo: il castello verrà completamente allestito a festa, tra virgolette, e conterrà i torrioni dedicati a un mercato dei prodotti vitivinicoli, i saloni dei piani superiori dedicati a un mercato dei prodotti enogastronomici e artigianali del nostro territorio. La manica lunga del castello sarà completamente dedicata al tartufo, con mostre, vendita del prodotto e eventi per spiegare la sua origine, come viene trattato, come viene raccolto, eccetera, eccetera. Nel salone principale, il salone nobile del castello, ci sarà allestito un ristorante che somministrerà una sontuosa cena a base completamente di tartufo il sabato sera e la domenica pranzo. Nel torrione del secondo cortile ci sarà un altro ristorante. Nei cortili esterni invece ci sarà lo street food. Insomma, abbiamo cercato di dare un'offerta per ogni tipo di tasca, dalla possibilità di assaggiare semplicemente un piatto in piedi bevendo un bicchiere di vino grazie alla Biblioteca Regionale del Monferrato, che sarà aperta e somministrerà durante tutti e due i giorni, al ristorante un pochino più sofisticato, a quello ultra sofisticato con un super menù e
purtroppo anche dei superprezzi, ma sappiamo che il prodotto è quello. Nessun problema se ci sarà maltempo, perché la gran parte della festa è allestita all'interno dei locali e quindi non è condizionata dal meteo. Bene, assessore, nel salutarci, per equilibrio giornalistico ti chiedo di rispondere alle provocazioni simpatiche degli amici e colleghi di Ovada della scorsa settimana, perché appunto avete instradato, vabbè, con la nuova strada del vino del Gran Monferrato, ma anche sulla scia del Tartufo. Quindi la scorsa settimana siamo stati a Ovada, ci trasferiamo a Casale. Cosa dire agli amici di Ovada e a Marco Lanza, assessore all'agricoltura di Ovada? Dato che loro l'hanno già fatta la fiera del Tartufo, adesso tutti potranno capire, venendo a Casale, che la più grande festa del Tartufo, del Monferrato, del Gran Monferrato, è quella che ci sarà a Casale. No, ovviamente sto scherzando, con gli amici di Ovada si è iniziata una collaborazione proficua che in questi mesi ci ha visto accanto in tantissime iniziative, non ultima questa. La speranza è quella che, dato che quando si va in viaggio, dico sempre, quando si va in viaggio 30-40 chilometri sono un non nulla che fai programmi in mezza mattinata, non dobbiamo lasciarci ingannare dal fatto che tra Casale e Ovada ci sia qualche chilometro. Siamo un territorio unico, dobbiamo dare un'offerta unica, per cui anche qui si comincia un rapporto di collaborazione che farà sì che un altro anno chi vuole venire a mangiare il tartufo una volta va a Ovada, una volta va a Casale, una volta va ad Acqui, una volta va ad Acqui, eccetera eccetera. Grazie intanto, assessore, ci vediamo alla prossima occasione e verremo a festeggiare a Casale durante il weekend. Grazie Emanuele Capra. Perfetto, vi aspettiamo, grazie mille, un saluto a tutti. Grazie. E intanto proseguiamo con il nostro TG, facendovi vedere una sintesi dell'evento appunto di Ovada, Vita, Vino e Tartufi. C'eravamo anche noi con un sacco di nostri produttori, anche di Casale. Ottimi. Domenica 21 novembre 2021, Ovada è Vita. Vino e Tartufi torna alla manifestazione del territorio, i produttori ci a lungo via Torino e all'interno del centro storico con il media camper della regione Double News. Vediamo, facciamo un giro tra i banchi. Eh sì, oggi sono il padrone di casa, di nuovo sono a ringraziarti per quello che hai fatto, che sei stata meravigliosa, ringrazio la CIA e spero che riesca una bella festa per tutti noi, diciamo, agricoltori e non commercianti, eccetera. Beh, un acronimo che dice tutto, no? Vita è veramente aver centrato l'inizio di una manifestazione, Vino e Tartufi, un rilancio di un'iniziativa che Ovada già era presente, ma che abbiamo voluto in tutti i modi, insomma, rilanciare con un nuovo format. Vedete qua il mercato della CIA e poi soprattutto il tartufo, sempre il vino, il percorso nella città, il grande stand della regione per avere uno spazio di promozione del vino con tutte le caratteristiche di grande qualità, sia del prodotto che anche della presentazione, uno spazio multimediale perché oggi è necessario anche farsi riconoscere, avete notato tutto appunto la parte, lo sforzo di comunicazione, ecco, pensiamo che sia un pezzo di rilancio di Ovada, ma direi un pezzo del Gran Monferrato, come sempre diciamo, perché è un percorso questo che vogliamo ricominciare a rendere sempre importante con tutte le altre città e tutti i paesi intorno a noi, perché il Tartufo è di tutto il territorio. Credo che noi si sia fatto ormai tanti anni fa, ero ancora sindaco, una scelta strategica di fondo, cioè di concentrare tutte le energie sull'enoteca, sull'enoteca regionale, questo sta pagando, l'enoteca è diventato il motore, diciamo, delle iniziative di promozione turistica e dei prodotti tipici, credo che questa sia la strada giusta. Si è anche scelto correttamente di non chiudersi a riccio sul nostro territorio, ma di aprirsi alla collaborazione, in particolare con Acquese e Casalese, e anche questa credo sia un'esperienza che deve ancora crescere, deve ancora dare, diciamo, i suoi risultati, ma l'impostazione è un'impostazione giusta. Restiamo a parlare di vino, Silvia, perché a Casale Monferrato si apre una nuova era all'enoteca che si trova nel castello, quindi vi invitiamo di nuovo a visitare i locali e a degustare, però un grande appuntamento spetta anche ai nostri produttori con il Torchio d'Oro, nuova edizione. Sì, dopo la sospensione del 2020 causa Covid è stata ripresa nel 2021 la 28esima edizione del Torchio d'Oro,
che è il premio che va alle eccellenze dei vini del territorio. Sono stati presentati più di 150 vini da 34 aziende diverse e l'iniziativa parte dal comune di Casale Monferrato con la preziosa collaborazione dell'Istituto Agrario Lupari di San Martino di Rosignano e dal 25 di novembre sono partite le degustazioni e vi rimando alle prossime edizioni di Social News per i premiati. E ci ha sempre tanti soci che conquistano, che partecipano, ottime posizioni anche. Sì. E il vino per eccellenza del casalese è il Gregnolino. Sapete che la Freisa è suo zio, è sua zia, e il Nebbiolo parrebbe essere il nonno? È stato spiegato all'interno di un convegno organizzato dalla cantina Hic et Nunc, nostra associata, a Vignale Monferrato, dove sono emersi molti spunti interessanti. C'eravamo anche noi, sentiamo. Un'iniziativa prenatalizia post vendemmia per parlare di Grignolino e territorio, a organizzare e fare gli onori di casa la cantina Hic et Nunc. Come mai questo evento? Ma l'idea è quella di passare, innanzitutto spero una giornata piacevole in compagnia di professionisti, produttori, quindi colleghi ed amici, per appunto assieme parlare di questo fantastico vitigno che è il Grignolino. Tra i relatori di oggi tante figure, quali sono? Tra i relatori di oggi c'è Paolo Massobrio, che è un giornalista di Food & Wine e nonché patron di Golosari. Anna Schneider, è una grandissima ricercatrice, agronomo e docente all'Università di Torino. E Cristiano Garella, che è un enologo dell'Alto Piemonte, nonché enologo di questa azienda di Catrinca. Iniziativa in vista del Natale, e come si muovono le vendite? Ma dai, sì, ci stiamo muovendo abbastanza bene, c'è parecchia richiesta soprattutto per la parte delle regalie di Natale, quindi siamo ottimisti e fiduciosi che andrà bene. A guidare le degustazioni il nostro Paolo Massobrio. Cosa spiegheremo oggi? Spiegheremo che il Grignolino è un vino tutt'altro che banale, come è stato banalizzato nella storia. Oggi invece è il momento in cui il Grignolino torna a essere il grande vino che addirittura era venduto quanto il Barolo a inizio secolo, per cui il Grignolino ha dei parenti nobili, uno il Nebbiolo, ha la sua anima. I produttori mi sembrano oggi interessati a non vivere la declinazione inino, ma a fare il grande vino bandiera del Monferrato. Raggiungeremo mai quindi i livelli del Barolo? Li abbiamo già raggiunti nella storia, come la partita dell'Inter e del Milan o della Juve del Toro. Non so dove schierarci, però raggiungeremo, non è importante raggiungere i livelli del Barolo di un altro vino. L'importante è fissare un'identità su cui scommettere, e credo che siamo arrivati. All'incontro di oggi si parla anche di storia del Grignolino, ma dove e quando nasce questo vitigno? In realtà non sappiamo ancora bene quando nasce, sappiamo solo che era già presente all'inizio del 1200, quindi è un vitigno sicuramente molto vecchio. Dove non lo possiamo sapere con certezza, ma possiamo dire che siccome i riferimenti storici tra il 1249, il primo fino ad oggi conosciuto, e i successivi, che sono i pochi decenni successivi, sono tutti nell'intorno di Casale, e quindi si può presumere che forse questo è proprio il posto dove il Grignolino è nato. È solo un'ipotesi. E si è svolta recentemente a Rivarone la festa della transumanza, l'evento che celebra il ringraziamento in agricoltura. Per le vie del paese, centinaia di bovini in sfilata e poi la polentata come da tradizione. Ci era presente anche con il nostro vicepresidente provinciale, presidente di zona, c'è Alessandria, Massimo Ponta, all'opera come volontario, come vedete nelle foto, a stendere polenta col cappello allungato, CIA. Bravo Massimo! E adesso andiamo dagli amici UniOne, Silvia. Adesso ascoltiamo Giuseppe Giordano, titolare di UniOne e Unipol 6, che spiega il trattamento convenzionato con CIA. Abbiamo uffici anche nella nostra zona, quella del Casalese, in specifico a Murisengo e a Valenza.
Profici in condivisione e nuovi accordi si consolida la collaborazione tra CIA Alessandria e UniOne. Buongiorno a tutti. Esattamente, oltre al punto vendita di Alessandria qui in Via Fadibruno e la condivisione della nostra consulenza all'interno degli uffici della CIA di Alessandria, anche il punto vendita di Ovada, ormai rinnovato e unito insieme al punto della CIA, con Valenze, Murisengo di supporto, danno un servizio a 360 gradi dal punto di vista assicurativo a tutti gli iscritti CIA, con agevolazioni particolari che vanno dall'assicurazione del trattore, all'assicurazione dell'azienda agricola, all'assicurazione infortunio o malattia, al fondo pensione, ma in particolar modo alla consulenza vera e propria anche in caso di sinistro. UniOne è sempre stata attenta alle collaborazioni sul territorio. Quali quelle attive in questo momento? Quelle attive sono tantissime, quelle su cui il focus consulenziale maggiore sono quelle relative alla CIA, quindi il mondo degli agricoltori, il mondo degli artigiani e il mondo dei professionisti medici iscritti all'ordine dei medici e chirurghi della provincia di Alessandria, per le quali sono consulente da circa 20 anni. Come fare per saperne di più? Contattate i nostri uffici, i nostri specialisti sono a vostra disposizione. Se non contattate i nostri uffici in via Fadibruno, chiamate pure la CIA di Alessandria in via Mazzini o al Cristo o a Ovada, che sapranno indirizzarvi e fissare l'appuntamento con i nostri specialist affinché risolvano le problematiche assicurative di cui avete bisogno. Ricordiamo ancora una volta che la CIA di Acqui Terme cambia sede. Da gennaio ci troverete negli uffici di Corso Dante 16, al primo piano, a pochi passi dalla sede attuale. Comunque la nostra presenza è assicurata, continueremo a fornire servizi, faremo il trasloco di notte nei weekend per non intralciare le attività per voi soci. E stiamo lavorando anche ad un evento a Casale Monferrato, al Castello, a favore delle scuole. Si svolgerà il 15 gennaio, che è un gennaio. Sabato, e l'agricoltura si presenterà agli studenti. Sì, sempre nelle sale del Castello, quindi verranno ospitate le nostre aziende agricole. Faccio un appello a tutte le aziende della provincia che vogliono partecipare per invogliare questi ragazzi a prendere questa strada. E c'è anche il bando di insediamento aperto? C'è il bando di insediamento che scade al 20 di dicembre, quindi... Bene, venite nei nostri uffici, vi spiegheremo tutto. E parliamo di un appuntamento, si svolgerà a Torino lunedì 29 novembre alle 10 nel Palazzo della Regione Piemonte, Sala Trasparenza, il nostro convegno dedicato all'acqua, e una rappresentanza alessandrina farà la sua parte. Ad aprire i lavori sarà il nostro presidente CIA Piemonte, Gabriele Carenini, di Valmacca, seguito dalla relazione di Stefano Ferraris, docente all'Università degli Studi di Torino, poi la tavola rotonda tra Mario Fossate, direttore ANBI Piemonte, Paolo Carrà, presidente Ente Nazionale Risi, Roberto Colombero, presidente UNCEM Piemonte, il nostro Davide Sartirana, cerealicoltore a Solero e presidente AGIA Alessandria, e poi ci sarà anche Marco Protopapa, l'assessore regionale all'agricoltura. Sarà possibile seguire l'evento in streaming perché posti causa Covid sono contingentati di persona. Vi potrete collegare al nostro sito cial.it per seguire lavori. E Silvia, abbiamo ancora una notizia importante, lo abbiamo già detto nelle scorse edizioni ma lo ribadiamo: l'INPS ha pubblicato una nota con cui fornisce le istruzioni per presentare le domande di esonero Covid dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dell'impresa appartenente alle filiere agricole per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. La domanda deve essere presentata entro il 3 dicembre. Scaduto il termine, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell'importo autorizzato e dell'importo residuo da versare con riferimento alla quarta rata dell'emissione del 2020 con la scadenza del 16 gennaio 2021 e l'importo autorizzato con riferimento al mese di gennaio 2021. Sono tutti tecnicismi che stiamo dando al volo, voi potrete riascoltare quello che vi dico, ma soprattutto venire negli uffici, ecco, che facciamo tutto noi. Vi spieghiamo bene. Entro 30 giorni dalla notizia, i beneficiari dell'esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta. La sintesi è:
scadenza delle domande entro il 3 dicembre, venite negli uffici prima così possiamo seguirvi. E siamo giunti in chiusura della nostra puntata ricordando che la prossima settimana Social News avrà una special edition girata in Villa Sparina a Gavi, cantina europea del 2021, e diamo anche i due appuntamenti cui stiamo lavorando per solidarietà. Vi aspettiamo sabato 4 dicembre in Piazzetta della Lega, saremo presenti con uno stand e offriremo le mele per una raccolta fondi a favore del centro antiviolenza Medea di Alessandria, con sede anche a Casale Monferrato, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si è svolta, celebrata ieri. E poi il giorno dopo, domenica 5 dicembre, saremo in Piazza Marconi ad Alessandria per il grande evento di Natale della Fondazione Ospedale Tonus, che da anni noi appoggiamo, quindi saremo presenti anche lì per una grande festa aspettando il Natale in tutta la città. Silvia, intanto l'anno si sta per chiudere, i nostri uffici lavorano, noi vi aspettiamo sempre in tutti i centro zone, soprattutto a Casale, dove ci sarà Silvia. Nella nuova sede da inizio anno 2021, in Corso Indipendenza 39, ricordiamolo, perché... E io ne approfitto per anticiparvi e invitarvi tutti all'assemblea di zona che si terrà il 17 di dicembre al Mercato Pavia in Piazza Castello alle ore 15. Vi aspettiamo in tanti. Assemblea a Casale Monferrato, ma anche in tutti i centri zona, sul sito e sui social a brevissimo avrete il calendario completo, e poi ci sarà l'assemblea provinciale il 24 gennaio ad Alessandria, dove procederemo al rinnovo delle cariche sociali del nostro Gian Piero Ameglio, presidente provinciale, che dopo 8 anni di mandato non è più rinnovabile, quindi avremo un nuovo presidente, ma di questo vi racconteremo. Grazie Silvia. Ciao. Ciao.